assistente di Techerbab, per la prima volta qui con noi anche Maria Fabri, responsabile marketing e comunicazione di Techerbab. Ringrazio anche il nostro direttore generale Andrea Santoretti, il nostro coach Andrea Giani e Luis Estrada Masora. Ciao Luis, alla prima stagione con Modena Volley, parla già in italiano, no? Luis, oggi parliamo già in italiano, no? Più o meno, però si è ambientato molto bene a Modena e è un ragazzo veramente speciale anche fuori dal campo. Allora, Andrea Santoretti, Tech Eurolab, ancora fianco di Modena Volley. Allora, intanto buongiorno, benvenuti a tutti, sono molto contento, è una bellissima giornata presentare, come hai detto tu giustamente te Gianpaolo, una conferma, un affiatamento che cresce di stagione in stagione con questa azienda, con Paolo, ma con tutta anche l'entourage di questa bellissima realtà del territorio, dove, come è finito il video, cerchiamo di lavorare quotidianamente ogni giorno per vincere insieme. Vengono sposati sia da Modena Volley che da Tech Aerolab gli stessi principi che ci legano nel cercare di fare squadra continuamente per poter ottenere dei grandi risultati. Il fatto che sia creato questo legame ci onora e cercheremo di ripagarlo con una bellissima stagione, come ormai cerco di ripeto, però c'è una bell'aria e siamo molto ottimisti. Quindi vi ringrazio Tech Aerolab, perché come detto per noi è una bellissima soddisfazione, una giornata importante. Grazie a voi. Prego Paolo. È una soddisfazione anche per noi di Tech Eurolab rinnovare questa sponsorizzazione, però vorrei porre l'accento su un qualcosa che va oltre la passione. E oltre, credo che oggi sia un termine che dovremmo usare più spesso, Andrea. È chiaro che c'è in tutti noi passione per la pallavolo. Anche ho sentito molti altri sponsor fare accenno ai valori che accomunano le aziende con Modena Volley, e questo vi assicuro che è assolutamente un presupposto essenziale. Per esempio, noi l'anno scorso abbiamo ricavato molte più soddisfazioni da questa partnership che non l'anno precedente. Se puoi ricordare, durante la conferenza stampa di inizio anno, un giornalista mi chiese cosa chiedete a Modena Volley e io dissi: chiedo più abbracci e più sorrisi, e l'anno scorso ci sono stati più abbracci e più sorrisi, no? E questo è quello che vuol dire poi l'abbraccio e il sorriso. Ma bisogna andare anche oltre questo, perché le aziende hanno delle aspettative sulle loro sponsorizzazioni, che non sono semplicemente quelle della soddisfazione del mecenatismo. Bisogna andare molto oltre il mecenatismo. Modena Volley è un prodotto bellissimo da vendere e da acquistare. Scusa se uso questo termine, vendere e acquistare, che è un po' è molto. Però grazie. È un prodotto bellissimo che a mio avviso merita di essere valorizzato al meglio insieme. Ovvero, non dobbiamo trarre la nostra unica soddisfazione noi nell'avere il nostro nome sulla maglia, che è un grande orgoglio, no? Però non finisce lì, e voi non dovete, a mio avviso, accontentarvi del fatto di avere chiuso un altro anno di contratto. Certo. Ci sono molte cose che possiamo fare insieme per valorizzare l'azienda e valorizzare contemporaneamente Modena Volley. Si possono cercare insieme anche nuove modalità di comunicazione, di valorizzazione dei rispettivi brand. Il filmato che avete visto prima è stato un primo tentativo di fare un qualcosa che va oltre il comunicare sui social, la partnership o così. Proprio cerca di mettere assieme, di far vedere quelli che sono alcuni valori condivisi tra un'azienda e la società sportiva. Abbiamo delle attese che riguardano l'esterno della nostra azienda, quindi il fatto di poter legare il nostro brand a una società
così prestigiosa e che abbiamo la fortuna di avere qui a Modena. È una fortuna per noi poter... E dico che è una fortuna perché la pallavolo, a mio modestissimo avviso, è una cosa unica per le aziende, per dimostrare un'attinenza con questo sport. Nei nostri processi aziendali raramente un tecnico tocca la palla più di una volta, fa un lavoro e la deve passare a un altro, e se non lo fa bene, quell'altro è in difficoltà, no? Ci vedi una qualche analogia? Cioè, una qualche... Mi sembra la stessa cosa. Va bene. E quindi abbiamo delle aspettative esterne e abbiamo delle aspettative interne. Se oggi i miei collaboratori, alcuni dei miei collaboratori sono qui, non è perché li abbiamo forzati, no, voi dovete venire perché ci devono essere qualche seggiola in più impegnata. È la testimonianza di una passione che hanno, di un fare squadra all'interno, collegandosi a un qualcosa che invece bello. È esterno, no? E che ci dà soddisfazione, ma ci rende anche. E credo che queste strade le dobbiamo cercare di percorrerle assieme, magari parlando anche un po' di più tra di noi, su quali opportunità ci possono essere. Ancora un breve riferimento, poi mi taccio, al video di prima. Quando l'anno scorso l'ho visto, ne sono rimasto soddisfatto, ma secondo me c'è stato un grande errore finale in quel video. Quando due dei miei colleghi si stringono la mano per dire forza insieme, uno dei due doveva essere uno di Modena Volley. Anche io doveva ho pensato la stessa cosa, no? Sai? E quindi adesso non so se il marketing riuscirà a rifare quella scena o qualcosa, però provare, abbiamo perso un'opportunità lì. È vero. Va bene, mi taccio, scusate. Basta. Grazie Paolo. Grazie. Anche per la condivisione dei valori che Andrea... Dobbiamo farlo, C'è, sì, c'è, assolutamente. Continuo, insomma. Tra l'altro, come diceva, come ha accennato Paolo Foscatti, quelli che sono qui non sono solo dipendenti di The Carol Lab, ma sono, li abbiamo denominati, parlando con anche con Angelo Romata, con i vostri tech tifosi, i nostri e i vostri tech tifosi, cioè sono dei dipendenti che hanno fatto più di 25 gare al Balapanini, quindi sono anche molto di più rispetto a quelli che sono presenti, perché c'è sempre una macchia blu nel parterre laterale dedicato a Tech Aerolab. Hanno anche la felpa Modena Volley marcata a Tech Aerolab. Tengono anche in azienda, l'ho visto quando siamo venuti in azienda, l'ho visto, sembrava di essere a casa al Balapanini. No, ma guarda che certi valori si portano poi dentro, cioè il palazzetto, la partita al palazzetto è il momento in cui dai sfogo alla tua passione, è quello in cui non pensi a nient'altro che a sostenere la squadra, a emozionarti, non pensi ad altro. Come penso che gli atleti, in quel momento, l'allenatore nel momento della partita, non pensino a nient'altro, non pensano alla loro retribuzione, noi non pensiamo al nostro investimento durante la partita, no? La partita... Però c'è un oltre, c'è sì, un sì. Prima e c'è un dopo, e a noi piace viverlo anche dopo. Bellissimo. Siete un grande esempio. Sì, anche perché vivendola anche all'interno di Modena Volley si vive allo stesso modo, c'è un momento che è quello della gara, poi c'è tutto il lavoro di contorno che va intorno a quella partita. Maria Fabbri, responsabile marketing e comunicazione, benvenuta al Palafanini. Grazie. Beh, parto dicendo, mi allaccio a quanto detto da Paolo, prima di uscire di qua non scappate che scatteremo la foto per questo nuovo anno, quindi Win Together, partiamo con una foto insieme. E ci tenevo appunto a focalizzarmi principalmente su due punti, allacciandomi a quanto detto da Paolo e da Andrea, proprio perché noi scegliamo di continuare a sostenere questa grande squadra, proprio perché rispecchiamo, ritroviamo nella pallavolo lo sport che rappresenta la nostra attività e la nostra organizzazione. Tech Aerolab è una società di Campo Gagliano, è una società di testing, di servizi ad alto valore tecnologico. Ad oggi la continua innovazione è per noi il driver strategico, e noi operiamo in Italia e nel mondo, ma proprio l'appartenenza a questo territorio ci ha permesso questa apertura. Come dicevo appunto, noi riconosciamo nella pallavolo lo sport che meglio ci rappresenta, proprio perché i nostri collaboratori sono i fautori di quello che ad oggi sono i nostri asset principali e il nostro business. Pensiamo che appunto la squadra di professionisti
professionisti di cui siamo dotati, la capacità di avere tempi perfettamente coordinati nella realizzazione di una commessa, il rispetto dei tempi sia il nostro valore. E questo poi lo ritroviamo anche nella pallavolo, appunto, proprio perché è uno sport di squadra, ma dove non c'è mai il contatto con l'avversario, quindi non si può prescindere da una tecnica individuale, dagli schemi provati in allenamento. E questo però poi, appunto, la squadra, quindi il singolo, dal palleggiatore allo schiacciatore, se non sono perfettamente coesi nella loro diversità, non si riesce a raggiungere l'obiettivo. Quindi, appunto, l'idea della condivisione dell'obiettivo e del far squadra ci unisce in questa partnership, penso sia uno dei valori principali. L'altro valore che riteniamo focale è proprio l'eccellenza. Tech Eurolab nel suo campo mira all'eccellenza ed è anche per questo che, appunto, non possiamo non avvicinarci alla grande famiglia del Modena Volley, proprio per i campioni che hanno vestito e che vestono questa maglia e che hanno portato Modena all'eccellenza, non solo, appunto, in campo pallavolistico, ma proprio perché hanno consentito alla città di andare al di là dei confini territoriali. E quindi questo è il nostro anelito ed è il motivo per il quale, anche con grande orgoglio, anche quest'anno continuiamo a sostenere la squadra, e appunto per noi è grande orgoglio vedere il nostro brand, il nostro marchio a posto sulla maglia giallo-blu. Grazie. Grazie Maria. Hanno sia Paolo che Maria e anche Andrea Spartoletti ha rimarcato l'importanza di tutto il lavoro che c'è intorno al momento della gara, nel senso anche di appartenenza. Quanto è importante, coach, quello che c'è intorno a quel momento, a quel momento? Intanto, buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere che un'azienda legata alla nostra squadra, e comunque un'azienda legata a una società sportiva, si senta così coinvolta, perché generalmente le partnership sono molto fredde e c'è un grande errore da parte dell'azienda, da parte della società, nel non riuscire a trovare quel legame per cui io azienda investo in un club, però poi rimane sempre molto, c'è sempre un distacco, no? Al di là della partita, ma quello che fa invece questa società, quello che è questo legame, è un legame invece diverso. C'è una condivisione, e c'è una condivisione anche nel tipo di lavoro, secondo me, perché voi analizzate e noi analizziamo. Il prodotto finale è un prodotto che deve crescere attraverso queste analisi, ed è un lavoro fatto di team. Ci accomuna molto, poi lo si fa su un livello sempre più alto, come dicevate, e questo ci rappresenta. Ma la cosa che veramente mi fa molto piacere è il coinvolgimento, cioè il sentirsi partecipe di quello che stiamo facendo tutti insieme. E quando poi si arriva a una partita, il fatto che tutte le persone sono coinvolte in questa partita, al di là dell'allenatore, dei dirigenti, dei giocatori, siamo tutti coinvolti per quell'evento lì. E questo succede solo in questa città, devo essere sincero. E mi fa piacere, perché quando tutti si è coinvolti e tutti si partecipa, non dico che si raggiunge il risultato, perché il risultato poi è frutto di tante altre cose, però il modo con cui vedi le persone intorno a te e come sono coinvolte, questo, ripeto, è un valore che non si compra. Questa è la realtà. C'è qualcosa che viene dalle sinergie, dai legami, dall'energia che tutte le persone mettono per quel progetto. Questa è la cosa che secondo me veramente fa tanta tanta differenza, e mi fa molto piacere, perché ripeto, lo sport non è un qualcosa di fuori dalla realtà, ma facciamo parte della realtà, e deve servire non solo in ambito sportivo, ma deve servire anche alle aziende per utilizzare tutti quei valori che ci sono all'interno dello sport per poter far progredire la propria azienda, le proprie persone, i propri dipendenti, perché tante cose ci accomunano, non sono diverse. Questo vale anche per noi, cioè imparare quello che è la parte esterna, quindi quello che c'è al di fuori del campo, no? Adesso Andrea è un ex giocatore, oggi fa un lavoro diverso, legato sempre allo sport, però è nel mondo del lavoro. E questo mi fa tanto tanto piacere, perché ripeto, poi lo sport fa parte della realtà di tutti quanti, del quotidiano, e vissuto così è diverso. Bravo.
Grazie, professore. Paolo, chi ci ritrovi? No? Ci ritrovo tantissimo, tanto è vero che una delle ricordi che io vedo avere una persona che sia un tecnico, uno sportivo così, è una consapevolezza, la chiamo consapevolezza ambientale, cioè riuscire a mettere il proprio operato in un contesto che non è solo quello delle persone con le quali ti interfacci direttamente, ma è quello di tutti gli stakeholder che sono interessati in un modo direttamente o indirettamente al tuo lavoro. Quando hai questa consapevolezza, allora affini alcune proprietà, come per esempio quella dell'ascolto e di ascoltare anche persone che magari non sono direttamente a contatto con te e che ti verrebbe dire: ma sì, vabbè, ma lui cosa ne sa, lui cosa no? E invece ascolti, no? E questo ha una derivazione, questa cosa è una derivazione antichissima, cioè il primo che teorizzò un po' queste cose fu il Machiavelli, no? Quando diceva che il principe che fa quel che gli pare è un pazzo, è perché le sue decisioni, anche se lui è il principe, anche se lui è il coach o il presidente dell'azienda, ciò che decide è frutto di ciò che vede, di ciò che ascolta. E questo, ciò che vede, ciò che ascolta, fa parte di questa consapevolezza ambientale che devi avere. Quindi io mi trovo tantissimo nelle parole di Andrea. Allora, facciamo anche, diamo il benvenuto ormai, lui sei arrivato a Modena da tanto, quasi 2 mesi che tu sei arrivato a Modena. Da tantissimo proprio. Si è allenato più di tutti, Luisa, sei arrivato in anticipo e hai cominciato ad allenarti subito. Mi ricordo il giorno in cui sei arrivato al Palapanini parlando con Andrea Sartoretti e hai detto: voi fatemi lavorare, fatemi andare in palestra perché io ho tanta voglia di dare quello che ho. Come sono stati questi 2 mesi a Modena? Come ti sei trovato? Mi sono trovato molto bene, anche perché le amici, le compagne di squadra qua sono veramente quasi degli insegnanti praticamente, perché tutta quella cosa che se, anche per l'italiano, se io dico qualcosa sbagliato in italiano, mi dicono non è così e così, quindi lo vedo così anche. Sono qua da due mesi fa e questo tempo abbastanza per capire che qua si lavora fuori, si lavora duro. E se qua si lavora duro è certo che siamo nella strada giusta. Non mi viene di dubbio questo. Per me quest'anno penso che sarà un'esperienza molto bella, anche perché ho molto da imparare, penso che sulla mano di Giangio sarà incredibile. Anche solo per l'italiano. Esatto. È arrivato e quando eravamo in ufficio cercavamo tra l'italiano, l'inglese, lo spagnolo e il portoghese, disse di capire, in 2 mesi lui parla italiano praticamente in modo perfetto. E la prima frase, quando parlavamo, dice Sarto, ti ha detto: qui si lavora forte ma si lavora bene. E penso che sia l'approccio che ha anche Andrea Zani nei tuoi confronti. Giangio, com'è lavorare, come si lavora su un ragazzo come lui che ha così tanta voglia di fare, quasi troppa? Si lavora, cioè, ma, allora lui è sicuramente un ragazzo giovane, molto disponibile al lavoro. In questi 2 mesi ha fatto dei grandi progressi, ma in primis è la comunicazione. Quindi il fatto che si è messo a disposizione e sta imparando l'italiano è importante, perché comunicare con i compagni, comunicare con i propri dirigenti, con lo staff, con l'allenatore e capire quello che gli si dice, capire quello che lui vuol dire a noi è il primo passo. Ha i mezzi fisici incredibili e sta lavorando, sa che deve lavorare anche sulla parte tecnica, e il suo impegno e il suo sacrificio portano poi a grandi miglioramenti e lo vediamo giorno dopo giorno. È un ragazzo che in questi 2 mesi ha fatto veramente dei grandissimi progressi. Lui la differenza della pallavolo che hai trovato per adesso in allenamento e in amichevole tra il Brasile e l'Italia, che differenze ci sono? Allora, in Brasile avevo un altro modo di gestire le cose, perché
però se è un altro mercato, per esempio qua si allena, se lunedì si fa pesi, l'altro giorno è un lavoro aerobico, sì. Sì. In Brasile l'altro giorno è un altro modo di lavorare. Ma per chi più dovrebbe interessante, che è differente, veramente differente qua, sono tifosi d'Italia e tifosi in Brasile. Perché quando, non lo so, vai a mangiare qualcosa e poi pensavo che poi c'è dei tifosi ti chiedono come va la stagione, come ti alleni, ti chiedono la foto, questo per me è bellissimo. Hai trovato grande calore a Modena, e che quello che non c'è in Brasile hai trovato a Modena. È incredibile, però è una verità. C'è un calore diverso. Andiamo anche con le domande. Alessandro Trevi e Resto il Carlino. Gianni, partiamo da Luis e dai giovani, perché qua un po' di interviste che hanno un po' descritto quel nuovo dei chicca, uno che i giovani li pesta in continuazione. Dici se è così, insomma, se stai concentrando la tua attenzione tanto sui giovani, se li tieni sotto torchio, se ci credi. Ho sempre lavorato con i giovani, perché abbiamo un gruppo in questo momento dove sono 2001, 2002, cioè 2004 e su un gruppo di 15 giocatori ne hai 10 vanno dai 17 ai 19 anni, insomma, lavoro con loro e poi la qualità loro che fa migliorare anche la qualità dell'allenamento, per cui stiamo facendo veramente un bel lavoro con loro ed è un patrimonio di questa società. Ricordiamo, cioè noi andiamo sempre ai giocatori nazionali, giocatori grandi, giocatori stranieri, però alla fine il patrimonio di una società sono proprio anche i giocatori che tu costruisci, quindi in questo momento noi in modo abbiamo dei giocatori che possono avere un grande futuro e di investire, come investi in questi ragazzi, con le parole o con il lavoro, dobbiamo lavorare su di loro, dargli la possibilità di crescere, dargli la possibilità di essere inseriti in un contesto, in una squadra che gioca a vincere, perché solo così posso fare quell'esperienza che mi permette poi, nel giro di qualche anno, di diventare giocatori titolari in una squadra come Modena. Parlando invece degli avversari, abbiamo parlato anche loro con Milano, l'impressione è che le prime quattro, ok, sono le prime quattro, ma che il gap tra Modena, Trento, Lugo e Perugia e soprattutto Monza e Milano si è molto ridotto, no? Rispetto agli anni scorsi. Monza e Milano sono due squadre con dei nomi notevoli, anche Verona poi si è rotto gli eschi, non so come. Ma io credo che già dall'anno scorso abbiamo visto che il campionato allora ci sono delle forze in campo diverse, però il modo di lavorare, i giocatori che sono entrati in questo campionato già nella scorsa stagione ci hanno fatto vedere che alla fine Milano è arrivato a fare punti con Modena. E che Monza rispetto alla scorsa stagione ha implementato il proprio roster, è diventata una squadra ancora più competitiva, così come altre squadre. Io credo che il gap ci sia tra le prime quattro e le altre, ma che la qualità del gioco, la qualità del roster, la qualità degli allenatori sia cresciuto, quindi i valori in campo sono ancora più, non dico più vicini, però se vuoi vincere devi giocare il tuo 100% e non è facile quando un campionato come il nostro ogni partita che tu giochi non puoi mollare una virgola e questo fa sì che nel corso della stagione, ripeto, abbiamo avuto un campionato duro, forte, ci saranno delle sconfitte per tutti, perché non pensiamo di entrare in campo e vincere tutte le partite, questo vale per noi, vale per Perugia, vale per Trento, vale per Civitanova. Però è anche vero che io credo che nel momento in cui le partite o la parte di regular season saranno decisive per i piazzamenti, poi i valori ci sono, le piccole differenze, è giusto che ci siano. Però alla fine vedremo tante partite di buonissimo livello, con giocatori che fanno più delle nostre di altre squadre, che sono veramente
oltre ad essere giovani sono forti, e questo, ripeto, per uno spettatore tifoso vedere le partite che finiscono a te, perché dici, mannaggia, siamo sempre lì, no? Ma è giusto che sia così, e lo dobbiamo accettare, perché ripeto, le forze in campo sono, stanno cambiando in meglio, perché le strutture delle società sono strutture sempre più importanti, cambiano ancora i budget tra le prime quattro e le altre, però ripeto, quello che puoi fare in campo è quello di costruire. In questo momento, secondo me, la pallavolo italiana e il campionato italiano sta sviluppando il miglior pallavolo mondiale. Tutto a favore di Zetti Modena? Ciao, mister, come hai visto la squadra, che punto è? È stato soddisfatto, insomma, di questa richiesta che comincia a diventare sempre più importante? Perché magari parleremo anche di quella di venerdì sabato, ma ieri come è andata la squadra? Bene, nel senso che noi stiamo giocando, ripeto, a questo, al nostro gruppo ci mancano 6 giocatori e non sono pochi. Questo non, ripeto, lo dicevo prima, io sto allenando un gruppo di giocatori, questo gruppo di giocatori deve crescere e giocare come voglio io. Ieri abbiamo giocato contro Milano, al di là che abbiamo vinto la partita, però mi è piaciuto quello che abbiamo fatto in campo e come abbiamo anche risolto alcune situazioni di gioco, con un buon livello, ripeto, non è... Non siamo con i sestetti completi, però quello che si è visto in campo è interessante. Le risposte, il lavoro che stiamo facendo, lo consideriamo poi nelle partite e funziona bene. Anche le richieste che faccio agli atleti nel sistema proprio di gioco, devo dire che lo stanno metabolizzando. E quando anche secondo me tutti sono coinvolti si divertono, quello che è successo anche ieri, prima di sette vantaggi sono stati belli e ci siamo divertiti, ecco, nel vedere il tipo di lavoro che abbiamo espresso. Ti chiedo un'altra cosa, bello domani c'è, cioè torna in tempo, oggi in campo, diciamo, e non fa allenamento oggi, no no, ma in campo deve anche quello di tu. Ci avevi detto tu che secondo te la Coppa Cerro era molto importante, perché appunto bisognava giocare. Gli amichevoli ieri con Milano, domani con Piemonte, per un'altra. Stai anche che adesso sono solo per te fondamentali queste partite per arrivare pronti con la gara in Coppa? Sono dei percorsi per far crescere la squadra, cioè i test e le partite, perché non è tanto vincere e perdere, come dicevo prima. Tu giochi contro giocatori diversi, con giocatori che hanno più qualità, metti a confronto il tuo sistema, devi vedere le cose su cui ancora lavorare, ti devono servire per rodare le cose su cui stai lavorando. È chiaro che, ripeto, quando dico mancano 6 giocatori, a noi mancano una gran parte del sestetto, che arriveranno pochi giorni prima di essere del campionato. Questo significa che tu giocherai le prime partite dove il tuo sistema su cui stai lavorando oggi non lo utilizzerai, perché sono giocatori che arrivano da altre squadre e da altri contesti. Dobbiamo utilizzare il momento in cui saremo tutti, avremo bisogno di un periodo di tempo per giocare la pallavolo che io ho in testa, per far capire ai giocatori che arriveranno quello che dovranno fare. E quindi quello che vediamo oggi, quello che vedremo in questo torneo, sarà un pochettino diverso rispetto alle prime partite di campionato, perché i protagonisti in campo saranno diversi. La Coppa è importante perché ci dà la possibilità di far giocare tanti giocatori, e questo non significa abbassare il livello di gioco per niente, perché ripeto, noi abbiamo un roster di giocatori forti, tutti che possono giocare. Ripeto, il fatto che Tommaso Rinaldi, classe 2001, gioca ieri 4-7 contro Milano e gioca bene, ci fa anche capire che il valore dei giocatori di questa squadra è un valore alto, e che le partite che giocheremo in Coppa ci permetteranno di far giocare altri giocatori, prenderanno un ritmo di gioco, permetteranno anche ai titolari di fare un lavoro fisico, ma questo non significa che noi scenderemo di livello, perché noi affronteremo le partite sempre per vincere, perché vogliamo vincere. Paolo, Benjamini, quindi alla fine quanti giorni saranno il giorno della gara in cui quando giocherai, che potrai di te? Dipende un po', quello dipenderà anche da... Allora, noi abbiamo un roster,
e abbiamo anche dei ragazzi dietro questo roster, in funzione di infortuni, in funzione delle rotazioni che faremo, entreranno e avranno anche la possibilità di giocare, perché ripeto, portare i ragazzi e non farli giocare secondo me non ha un gran senso. Quindi io ho voluto insieme a Andrea fare la coppa perché ci serve come obiettivo, perché è diverso giocare un amichevole rispetto a giocare una partita ufficiale. E quindi utilizzare, so che sono tante partite. Sì, ci sarà una rotazione, dai, anche, no? Sì. Faremo. Faccio una domanda rapida. Quella rapida è se ci sarà un altro secondo duo in attesa che Luca rientri. Ma noi il nostro staff è al di là di Luca, è uno staff completo, quindi. Sì. Cioè noi che andiamo a pescare da altre parti, ci abbiamo. Aspettiamo. E una considerazione sul fatto che in quest'anno preolimpico e nell'ipotetico sistema di Modena c'è mezza squadra americana. Che tipo di considerazione si può fare? L'obiettivo è Modena. L'obiettivo è Modena. Non è la nazionale italiana, non è la nazionale americana, non è la nazionale tedesca. È Modena. E io credo che ogni giocatore non è. È difficile proiettarsi a 7-8 mesi per un atleta, ma anche per un allenatore. Noi lavoriamo in funzione di quello che devi fare nel mese, nelle partite che devi giocare. Perché, ripeto, diceva Paolo prima, non è che giochiamo, cioè quando giochi pensi al compenso, penso alla nazionale, penso all'obiettivo che ho, alla partita che devo giocare, alla preparazione di quella partita. Credo che il campionato italiano possa dare una grande mano, e l'ha sempre fatto, a giocatori di altre nazionali. Se tu giochi bene cresci e poi veramente la tua crede, la tua qualità la porti nella tua nazionale, però devi giocare. Non esiste venire in un campionato, dire io faccio il 50%, non lo puoi fare nel nostro campionato e non lo puoi fare in questa squadra. Per lui intendevo un valore aggiunto per voi. No, è un valore aggiunto, ma perché sono grandi giocatori e giocano in grandi nazionali. È diverso, guarda, ti faccio un esempio del passato. Nel campionato italiano ha giocato Weisman, no? È stato un grande giocatore, però cosa gli mancava? Gli mancava la nazionale. Lui giocava una nazionale di basso profilo rispetto a tutti i giocatori delle prime squadre che giocavano nei grandi club e in grandi nazionali. Giocare in una grande nazionale significa giocare in molte più partite di alto livello e giocare sempre con un obiettivo che è quello di vincere. Questo fa la differenza. Non è tanto, è importante la tua qualità tecnica o fisica, ma è importante l'esperienza che ti porti dietro. Quindi avere giocatori che giocano partite di livello con obiettivi a vincere aiutano le squadre di club a giocare per quegli obiettivi. Perché, ripeto, la nazionale italiana che chiama Sumagno Montorini a giocare, lo chiama solo perché è forte, perché questo viene e gioca, i club che giocano per vincere, e la sua esperienza te la porta nella nazionale per poter provare a vincere. Paolo, com'è la Modena di quest'anno? Ti piace che la squadra che è stata costruita, come ti stuzzica? Domanda al tifoso. Usciamo un attimo, usciamo fuori, andiamo dalla parte del tifoso. Abbiamo molte aspettative su questa squadra, mi dispiace, ma ci abbiamo veramente tante aspettative, anche perché da parte nostra c'è anche un certo coraggio, no? per vincere assieme. Prova a immaginare se la squadra perde sempre. No, adesso veramente siamo molto desiderosi di vederli all'opera, perché è un roster, si dice così, molto, molto stuzzicante, e con, penso, anche qualche soluzione forse anche per momenti di emergenza. C'è un roster che dal mio punto di vista si presta un po' meglio ad affrontare certe situazioni che magari l'anno scorso ci hanno un po' penalizzato e che però devi mettere in conto, perché la vita è così, è così lo sport, è così la squadra, ti prepari benissimo, stai per vincere a Perugia, poi uno si slogan a Caviglia.
A proposito, si possono fare i complimenti a Bednos? È vero, sì, ieri si è laureato. Sì. Allora è un esempio fantastico di come deve, cosa deve fare un ragazzo di questa età. Io mi ricordo l'anno scorso quando è venuto a Modena e il miglioramento che ha fatto nel corso dell'anno, e poi adesso imparo che si è anche laureato. Beh, è uno storytelling a livello aziendale spaventoso, bellissimo, bellissimo. Vero. Complimenti. Laureato in business e management. Biennale in business e management. E complimenti a voi che evidentemente l'avete messo in condizione di non solo di fare quello che era il suo dovere di atleta, di giocatore di Modena Volley, ma l'avete messo in condizione anche di sviluppare delle competenze esterne che sicuramente gli saranno molto molto utili tra qualche anno. Mondo reale. Il mondo reale. Questo è quello che, diciamo, vivere da atleta nel nostro paese, atleta professionista in uno sport comunque importante, ecco, nel nostro paese sembra che chi fa lo sportivo professionista sia staccato dal mondo reale, ma non è così. Quando si va all'estero lo si capisce ancora meglio. Mondo reale. Deve essere così. Non esiste il contrario, dobbiamo anche noi in Italia pensare che chi fa sport deve essere paragonato a qualsiasi altra persona, in tutto e per tutto. Certo. Ho partecipato a un progetto guidato da un team olandese sull'inserimento degli ex campioni nel mondo del lavoro. Perché questi hanno uno svantaggio, quello di essere stati dei campioni e quindi di aver vissuto una certa parte della loro vita con un impegno fortissimo, un commitment fortissimo in un determinato ambito, e improvvisamente a un'età che non è più giovanissima, magari sono i 32, i 35, secondo me, dover rigenerarsi completamente, cambiare completamente. E ogni tanto, quando vado, l'altro giorno sono stato in Beeper, bello sponsor, complimenti. Sono stato in Beeper e ho incontrato un ex giocatore di Modena Volley degli anni 90, oggi è un funzionario all'interno alla Beeper, mi sfugge il nome, è uno che si ruppe il ginocchio qui da noi. Ma ne incontro altri è vita, cioè, e quindi anche questi progetti sono da... di reinserimento dei campioni, cioè non ce li dobbiamo dimenticare, ce li siamo goduti per anni all'interno dei palazzi dello sport, quando escono non è che non sono più nessuno, i valori che hanno dentro hanno solo bisogno di essere reimpiegati, reindirizzati, ma dentro se hanno dei valori, se hanno vissuto una società come questa, dopo è un patrimonio. Ma sì, dopo se quello che devono imparare di più lo imparano, ma è giusto. Allora, grazie a Paolo Moscatti, grazie a Maria Fabri, grazie ad Andrea Sartoretti, al coach Andrea Gianni, grazie a Luis Gianni Strada Mazzorra, complimenti per il suo italiano. Allora, facciamo una foto tutti insieme.